Ciao ragazzi, bentrovati. Come avete visto negli ultimi giorni la frequenza di video comincia a calare perché chiaramente siamo arrivati a metà giugno, l'interesse nella compravendita non è più quello del corso della stagione. Mi sono fatto parzialmente una squadra che andrò a completare oggi con due innesti e vorrei però fare il punto della situazione sul team of the season della Serie A. Allora, intanto vediamo cosa succede attualmente, qual è la situazione attuale. Aggiorniamo la pagina. Allora, oltre ovviamente le carte su cui già abbiamo fatto investimento, per chi mi segue su Instagram, ne ho parlato anche ieri sera, dove era un momento in cui c'erano prezzi discreti, ho consigliato qualche giocatore che avevano un rapporto qualità-prezzo, qualità quindi SPC e prezzo non elevato. Attualmente i prezzi sono completamente al rialzo perché semplicemente perché sono attive varie sfide giocatori TOTS della Serie A, perché è ancora attiva fino a stasera la sfida Team of the Season garantito della Eredivisie, che fra tutti i vari giocatori ci sono tre carte molto interessanti, sono Ziyech, De Jong e De Ligt. Per questo motivo il prezzo delle carte si è rialzato notevolmente nel corso delle ultime 48 ore. Ma come vedete, rispetto a ieri sera il prezzo si è rialzato semplicemente perché ieri sera non mi pare di aver visto Lightning's Round, quindi pacchetti promo particolari, e le carte si stanno rialzando perché appunto ci sono queste sfide attive. Ora, secondo me ci potrebbero essere due situazioni questa sera. Alle ore 19 esce il Team of the Season garantito della Serie A. I requisiti saranno sicuramente o valutazione 85 più un TOTS o valutazione 86 più un TOTS. Perché potrebbe essere 86? Semplice, perché c'è una carta che purtroppo o per fortuna porta l'interesse degli utenti a livello mondiale, che è CR7 TOTS. CR7 TOTS che è una carta da 8 milioni, quindi considerate che avete la possibilità di trovare un giocatore da 8 milioni, anche se non scambiabile, attraverso una SBC, e chiaramente tutti coloro che hanno la possibilità di farla, faranno la sfida. Chi non può venderà le proprie carte per completare la sfida e tentare la fortuna. Comunque ci sono altri giocatori, tanti sopra 400-500k, così come ce ne sono quei 3 o 4 inutili purtroppo, come Lazzari, Mancini, Sirigu, eccetera, eccetera. Allora, le due situazioni potrebbero essere questa. La prima è un stabilizzarsi del prezzo, vale a dire le carte hanno già un prezzo elevato. Quindi subiranno un leggero picco verso l'alto appena esce la sfida, perché tutti cominciano a comprare le carte per completare l'SBC. Infatti avete visto che al rilascio domenica sera del TOTS, della Eredivisie e del pacchetto TOTS garantito, della sfida TOTS garantito, hanno avuto un picco al rialzo velocemente, poi dalle ore 9:30, 10, 11, le carte hanno leggermente avuto un calo e si sono stabilizzate su questi prezzi qua. Quello che potrebbe accadere stasera è questo, vale a dire alle ore 19 un picco verso l'alto, quindi sarà il momento in cui se dovete vendere sarà da vendere, se dovete acquistare converrebbe aspettare qualche ora. Quindi un picco verso l'alto per poi ristabilizzarsi e abbassarsi dopo già 2-3 ore dall'uscita della sfida. L'alternativa, quale potrebbe essere? Essendo effettivamente un TOTS interessante con una carta che è la più forte del gioco all'interno del tolto chiaramente R9 all'interno dell'SBC dove è possibile trovare CR7, ci potrebbe essere un ulteriore crack del mercato. Crack del mercato così come è accaduto al TOTS della Premier, così come è accaduto all'Icon garantita la prima che fecero uscire. Una cosa che mi ha fatto diciamo stuzzicare quest'idea è l'aggiornamento dei price range. Vale a dire, il prezzo delle carte che spesso vengono utilizzate per il completamento dell'SBC hanno avuto una variazione di price range verso l'alto. Adesso qua alcuni esempi sono Jerome Boateng che passa da un 45-47 su PS4 Xbox One a 65-60, Kimmich, Robben, Ribéry che hanno avuto un rialzo del price range dai 40 ai 60 e dai 22-23 ai 27,5. E stessa cosa, chiaramente, adesso togliendo le carte Champions che erano sparite dal mercato, la stessa cosa è capitata anche ai price range di carte come ovvero l'83, 84, guardate un po' Socrates, aveva un price range di 10-12, salito 12-14,
Anche con la Serie A sono state queste variazioni. Chiaramente dobbiamo prendere in considerazione quelle carte che possono essere usate nell'SBC. Possiamo vedere anche Tejes che aveva un price range di 21-23, adesso è arrivato a 32-35 e potrei continuare, anche Dzeko, eccetera, eccetera. Ora, il discorso qual è? Siamo arrivati a praticamente fine gioco, mancano 3 mesi, 3 mesi in cui estivi, in cui nel nostro paese si tende ad andare al mare, quindi c'è la possibilità di fare un investimento se vi va. A fondo perduto a rischio, cioè cosa vuol dire? Se voi ipotizzate che ci sia un crack del mercato, allora fate una serie di investimenti volti a vendere queste carte questa sera sperando in un rialzo pazzesco come è capitato nel TOTS della Premier o nell'Icon garantita mesi fa. Se invece non vi interessa, non volete rischiare o non pensate che ci possa essere un crack, semplicemente non acquistate le carte e completate la sfida e divertitevi. Io personalmente credo che nel primo pomeriggio andrò ad acquistare un 200-250 carte per tentare la fortuna. È difficile dirvi ci sarà o non ci sarà un crack. Sicuramente ci sarà un rialzo questa sera contestualmente all'uscita della sfida. Non so come reagirà il mercato effettivamente dopo l'uscita della sfida. Per cui non vi posso dire vi consiglio questo, non vi consiglio questo. Io tento la fortuna e per tentare la fortuna mi butterò su tre o quattro carte. La prima è Pepe 85. Pepe 85 perché è una carta, come vedete, che sale sempre nel corso dell'SBC, è facilmente ibridabile perché quest'anno i portoghesi sono molto usati, portoghesi e giocatori del campionato portoghese molto usati nell'SBC. Allo stesso modo, mi concentrerò sulla carta di Naldo 86 perché è brasiliano del campionato francese. Si trova a prezzi discreti perché, come vedete già adesso quando lo mostra, ma domenica sera si vendeva facilmente intorno ai 27-28 mila. Anche lui è una carta che generalmente sale di prezzo. E probabilmente mi andrò a buttare, se trovassi un prezzo discreto, anche su Kimmich, che è un giocatore usato nell'SBC. È un giocatore che è salito spesso di prezzo durante le sfide, eccetera, eccetera, anche se effettivamente 30.000 crediti è un prezzo molto, molto elevato. E il trucco qui è semplicemente andare a prendere giocatori di ruoli che sono quasi certamente utilizzati in un SPC, quindi magari difensori centrali, centrocampisti centrali, lasciate stare i portieri e gli ATT, perché sono carte che difficilmente possono salire, perché sono tante carte di quella valutazione. Difensori centrali sono il top perché ci sono poche carte difensori centrali o comunque difensori in generale che hanno una valutazione alta e che hanno un prezzo basso. Per cui questi saranno i miei investimenti. Mi concentrerò su difensori centrali, valutazione 85-86 e sperando in questo crack del mercato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, mettere un like al video. Seguitemi sul profilo Instagram FoodTrading18Italia e ci aggiorniamo questa sera e una buona fortuna ragazzi per il pacchetto TOTS garantito. Vi auguro veramente a tutti di trovare il giocatore che più vi piace da questo TOTS. Ciao!